Buonasera, bentornati all'ultimo appuntamento della settimana con l'informazione locale. Ieri sera sono state presentate ufficialmente ai cittadini in due distinti incontri le liste che corrono alle elezioni del comune di Valmozzola. Sono quelle di Paolo Medioli e di Claudio Alzapiedi. È una compagine decisamente agguerrita quella che sta contendendo la rielezione al sindaco uscente di Valmozzola. Basando la propria campagna elettorale sul presunto mancato completamento di alcuni punti programmatici e ponendola al centro su alcune problematiche a cui a suo dire non sarebbe stata prestata la dovuta attenzione, la lista Valmozzola per il futuro ha alzato i toni del confronto nel più piccolo comune della provincia di Parma. Oltre al candidato sindaco Paolo Medioli, la lista annovera nelle sue file l'ex sindaco Gabriella Olari e i candidati Davide Alzapiedi, Ermanno Corso, Loredana De Vincenzi, Massimo Galli, Maria Luisa Molinari e Luca Sozzi. Nel segno della continuità, come recita lo slogan della lista da lui guidata, il sindaco uscente di Valmozzola, Claudio Alzapiedi, chiede ai propri concittadini di confermargli la fiducia rinnovandogli il mandato per la terza volta consecutiva. Una richiesta motivata con l'esigenza di completare il lavoro avviato nel decennio precedente. Oltre che dal candidato sindaco, la lista è composta dal vice sindaco uscente Emilio Sozzi e da Monica Chiesa, Stefano Del Nevo, Stefano Riccoboni, Sauro Sozzi e Mattia Tonon. Questa sera, nel quinto appuntamento in vista delle amministrative di domenica 26 maggio alle 20.35, andrà in onda il confronto tra i due candidati sindaco del comune di Tornolo, ovvero Germano Taberoni con la lista Nuova Civica per Tornolo e Renzo Lusardi, lista Renzo Lusardi sindaco. Domani sera invece, sempre con inizio alle 20.35, si terrà il confronto dibattito tra i due candidati del comune di Bore, Diego Giusti con la lista Legati a Bore per un cambiamento di buonsenso e Giacomo Resmini con la lista Bore 2019 iniziamo a costruire il futuro. E siamo al taccuino elettorale, la lista Bedogna e le sue valli, con candidato sindaco Giampaolo Serpagli incontra questa sera alle 20.30 la popolazione al Bar Snack di Bedogna. Domani alle 18 sarà presente alla trattoria da Cocò in località sopra San Marco per un incontro con i cacciatori, mentre lunedì 20 alle 20.30 sarà a Momorola presso l'agriturismo La Tempestosa. Questa sera alle 20.30 Claudio Alzapiedi, candidato sindaco della lista nel segno della continuità di Valmozzola, sarà a Branzone presso il ritrovo Cacciatori vicino alla chiesa. La lista Nuova Civica per Tornolo con candidato sindaco Germano Taberoni sarà presente alle 21 a Tarsogno presso la sala polivalente, mentre domani alle 15 incontrerà la popolazione presso la sede della Proloco di Santa Maria del Taro. Sempre domani alle 16.30 presso le ex scuole di Tornolo, Renzo Lusardi della lista civica Renzo Lusardi Sindaco organizza un incontro all'interno del quale verranno presentate i componenti della lista oltre al candidato sindaco e al programma elettorale. Sarà occasione di confronto e dialogo con i cittadini. Saranno presenti l'onorevole Giovanni Tombolato, membro della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, la senatrice Maria Saponara, membro della Commissione Affari Costituzionali, della Commissione per Infanzia e Adolescenza e della Commissione Accesso ai Documenti Amministrativi e il consigliere regionale Fabio Rainieri, membro della Commissione Territorio Ambiente, Mobilità e della Commissione Politiche Economiche. Candidato sindaco Davide Riccoboni della lista Impegno Comune per Albareto incontrerà i cittadini domani a partire dalle ore 11 presso il bar La Vecchia Colonia per una mattinata elettorale. Alessandro Lodi, candidato sindaco di Berceto della lista 10 e Lodi, sarà domani mattina alle ore 11 nella piazzetta di Ghiare per incontrare la popolazione. Con lui interverranno il presidente della provincia Diego Rossi e il consigliere regionale Alessandro Cardinali. All'incontro è stato invitato anche il candidato sindaco della lista Idee e Tenacia, Luigi Lucchi. Voltiamo pagina. Il maltempo ha flagellato in questi giorni la nostra regione, a rischio in particolar modo la frutta in maturazione. Per questo motivo chi ha avuto danni può ancora inviare le proprie segnalazioni. 1000
imprese agricole colpite dal maltempo per un totale di più di 80.000 ettari produttivi compromessi e danni pari a circa 10 milioni di euro per colture e strutture agricole. Sono queste le prime stime fornite dalla Direzione Generale Agricoltura e ottenute in base alla segnalazione arrivata nei giorni scorsi da parte delle imprese agricole e ai sopralluoghi dei tecnici cominciati già all'indomani dell'ondata di maltempo che dall'inizio del mese di maggio ha flagellato l'Emilia-Romagna con piogge e nevicate tardive nelle zone di montagna e collina fino agli allagamenti e alle piogge eccezionali che hanno coinvolto tutto il territorio rurale, comprese le grandinate. Dalle segnalazioni giunte in questi giorni, le colture maggiormente colpite sono quelle di foraggio, cereali e frutta, in particolare le colture in maturazione come albicocche e ciliegie. Per completare e aggiornare il quadro della situazione, la Regione invita agricoltori e imprese agricole a continuare la segnalazione dei danni e la compilazione delle schede tramite le loro organizzazioni, che serviranno per la richiesta al Governo del riconoscimento dello stato di calamità. Per questo stesso motivo, anche in vista delle previsioni meteo non favorevoli previste per i prossimi giorni, continueranno i monitoraggi e le ricognizioni sul campo già avviati dai tecnici regionali. Lunedì mattina alle ore 11 a Bardi sarà inaugurato il nuovo impianto di illuminazione del Parco Don Bosco. Lunedì 20 alle ore 11 sarà inaugurato presso il Parco Don Bosco il nuovo impianto di illuminazione pubblica, realizzato grazie al sostegno di Enel Green Power. Si tratta di un'opera importante che va a completare gli interventi di riqualificazione urbana che sono stati attuati negli ultimi anni negli spazi urbani aperti al pubblico. L'intervento illuminotecnico è stato realizzato all'insegna della sostenibilità ambientale, dell'innovazione tecnologica e dell'efficienza energetica, che sono i valori portanti di Enel Green Power. La tecnologia LED infatti assorbe una quantità minore di energia rispetto alle lampade tradizionali, garantendo un sostanziale risparmio energetico, una notevole riduzione delle emissioni di CO2 e un'affidabile regolazione del flusso luminoso. Il Parco Don Bosco di Bardi, grazie al supporto dell'azienda elettrica leader mondiale delle rinnovabili, sarà dotato di un'adeguata illuminazione in grado di garantire anche una maggiore sicurezza alle famiglie e ai bambini, che sono i più assidui frequentatori dell'area verde. Alle 11 prenderà la parola il responsabile di area centro nord di Enel Green Power, Massimo Sessego. Si è tenuto ieri a Parma un laboratorio di cucina pratica ambientale, chilometro zero, rifiuto zero e spreco zero, come sviluppare una ricetta con le erbe di campo, una ricetta con il pesce di fiume, una con le farine naturali, una con i funghi, tecniche di conservazione senza catena del freddo e plastic free. Il programma ha previsto chilometro zero, rifiuto zero e spreco zero, sostenibilità ambientale, funzionale ed economica in cucina, cenni di storia della gastronomia italiana, cenni di cucina internazionale, principi di geografia enogastronomia italiana, le principali macro regioni, IGP, DOP, IGT, DOC, DOCG e marchi di qualità, biologico e controlli della tracciabilità, iniziative pubbliche a sostegno e a tutela delle produzioni di qualità e dei piatti tipici, integrazione tra servizi collegati alle guide e offerta di servizi di accoglienza enogastronomica, ancora progettare un'escursione tenendo conto degli elementi enogastronomici e cenni di cucina pratica, ricette del bosco, ricette del fiume e del lago e ricette del prato, nonché dell'orto. Aspettando il raduno del gruppo Alpini di Albaretto, in collaborazione con l'amministrazione comunale, ha organizzato per questa sera al Palafungo un concerto con il corpo bandistico locale diretto dal maestro Daniele Cacchioli. Alla serata prenderà parte anche un trio di clarinetti. L'ingresso è gratuito. E torna domani con il penultimo appuntamento ad ingresso libero, con tante sorprese e acquisti imperdibili a prezzi davvero unici, il mercatino a San Rocco, allestito nei locali dell'ex convento agostiniano annesso alla chiesa. L'apertura dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Trovate articoli per tutti i gusti e per tutte le età, bambini compresi. Il mercatino è aperto, ve lo ricordo, tutte le domeniche del mese di maggio e come sempre il ricavato sarà devoluto in beneficenza. E sino a domani a Parma saranno presenti circa 300 mascheri provenienti da tutta Italia, un evento che collega la città ducale al capoluogo della Valceno, Bardi, che da alcuni mesi è sede di rappresentanza proprio delle maschere italiane.
Fino a domani Parma sarà pacificamente invasa da oltre 300 maschere provenienti da tutta Italia. Sono presenti Arlecchino, Sandrone, Brighella, Colombina, Capitan Fracassa, tutti insieme per salutare l'arrivo della Mille Miglia. Domani per le vie della città si snoderà un corteo coloratissimo pronto a divertirsi e a far divertire le tante persone che si assieperanno agli angoli delle strade per ammirare la parata. La manifestazione, in un continuo crescendo, si vede arricchita nel programma e nel parterre di maschere allegoriche storiche, famose e meno note, tutte illustri protagoniste dell'evento che si regaleranno con grande disponibilità al pubblico. Un appuntamento che si svolge grazie al patrocinio e coorganizzazione del Comune di Parma, assessorata al commercio, turismo e cultura. L'evento è promosso dal Centro di Coordinamento Maschere Italiane, che ha sede a Parma, e ha un importante collegamento con Bardi, poiché da diversi mesi ormai in Castello è stata istituita la sede di rappresentanza proprio delle maschere. Eccoci alla pagina sportiva, impegno immenso, quello che attende domani pomeriggio il Bardi, costretto a vincere con almeno 4 gol di scarto contro il Vico Fertile per poter rimanere aggrappato alla flebile speranza di non retrocedere in seconda categoria. Battute finali per il campionato di prima categoria. Domani alle 16.30 sul campo sintetico di Noceto si gioca il recupero dell'ultima giornata tra Bardi e Fornovo Medesano, incontro decisivo per l'accesso ai play-out. Il Fornovo non ha più nulla da chiedere per questa stagione, mentre il Bardi deve vincere con almeno 4 gol di scarto per giocarsi lo spareggio in casa del Vico Fertile. Solo in questo caso la Calestanese retrocederebbe immediatamente in seconda categoria, mentre il Bardi avrebbe ancora un'ultima chance andando a giocarsi lo spareggio dei play-out contro il Vico Fertile in casa di quest'ultimo. In caso di pareggio si giocherebbero i tempi supplementari e se anche al termine di questa ulteriore mezz'ora di gioco il risultato fosse ancora pari, a salvarsi sarebbe il Vico Fertile. Il Bardi è quindi costretto a vincere. A Collecchio invece alle 18.30 si gioca la finale del torneo balisciano di terza categoria tra Bedognese e Montebello. Venerdì 17 ha portato bene alla formazione dei Paperini del Bardi che nel secondo incontro del 26esimo torneo di Carignano a 9 giocatori hanno battuto la forte formazione dell'Audace per 2-0 e sono ancora in corsa. Goleador sono stati Andrea e Matteo, capitano Enrico e suo vice Ruben. Dunque la prima fase è stata superata con la squadra della Valceno che ha ottenuto il primato del girone con 4 punti, seguita da Virtus 2 e Audace 1 punto. Domani è domenica 19 maggio, avremo cielo nuvoloso con precipitazioni sparse localmente anche a carattere di rovescio, esaurimento dei fenomeni in serata. Temperature minime in leggero aumento intorno ai 10 gradi, massime stabili 16 gradi, venti deboli sud-occidentali. Vediamo la programmazione serale di RTA che inizia alle 20.35, amministrative 2019, confronto tra i candidati del comune di Tornolo, Germano Taberoni per la lista Nuova Civica per Tornolo e Renzo Lusardi per la lista Renzo Lusardi sindaco. Alle 21.15 ciclo Arturo Curà zona franca, alle 22.15 il TG, alle 22.45 Balla che ti passa e alle 23.45 Rivediamoli del 1999. Domani alle 20.35 sempre per elezioni amministrative e confronto tra i candidati del comune di Bore, Diego Giusti per la lista Legati a Bore per un cambiamento di buonsenso e Giacomo Resmini con la lista Bore 2019. Iniziamo a costruire il futuro. A seguire Mille Voci e al termine Rivediamoli, sempre del 1999. E per noi è tutto. Io vi auguro una buona domenica, quindi un buon fine settimana. Torniamo lunedì. Arrivederci.